Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Inizia nei migliori dei modi con una vittoria in trasferta alla Tardini, il campionato del Napoli di Gennaro Gattuso. Invece inizia nei peggiori dei modi la nuova avventura di Fabio Liverani nella panchina della Parma. È un 2-0 che non emette sentenza, un gran bel secondo tempo dopo un primo tempo avaro di occasioni e anche di emozioni alla Tardini. Il secondo tempo è entrato il tanto atteso neo acquisto, neo attaccante del Napoli, Victor Osimhen, e la partita è cambiata assolutamente. La decide Victor Osimhen. La decidono invece i gol di Mertens e Insigne, sempre loro a segno, ma la presenza di Victor Osimhen, l'ex attaccante del Lille, all'interno dell'area di rigore ha fatto la differenza. Alcuni palloni toccati, alcune anche scambi ravvicinati con Insigne, perché l'azione del palo ad esempio è nata proprio da uno scambio tra Osimhen e Insigne, ma è il doppio errore. Il Parma deve recriminare per il doppio errore del suo difensore centrale Jacoponi, perché sul cross di Lozano al 64esimo è la respinta corta maldestra di Jacoponi a liberare il destro vincente di Dries Mertens, che alla prima partita dopo il rinnovo estivo, che è stato veramente un rinnovo molto molto complicato perché sembrava destinato all'Inter in estate, ma alla fine ha sposato nuovamente il progetto azzurro, il progetto di De Laurentiis, ed è subito gol alla prima di campionato con una presenza all'interno dell'area di rigore come solo lui sa fare da falso 9. Nel primo tempo era mancata la presenza di un attaccante di razza nell'area ducale. Nel secondo tempo ci prova, alla prima grande occasione il Napoli passa grazie alla zampata al destro micidiale di Dries Mertens con Sepe, che può assolutamente solo guardare la sfera finire al di là della linea. E poi un Napoli che ci crede, il Napoli con Osimhen ha creato tantissime occasioni, anche un destro angolato che poteva anche, diciamo, significare il suo primo gol nel nostro campionato dopo gli 11 realizzati lo scorso anno con la maglia del Lille in Ligue 1. E poi è arrivato il raddoppio, un gran bel gol, una bella azione però nata da quell'errore clamoroso. Veramente, come si fa a regalare un pallone del genere a Irving Lozano? Un'altra diciamo nota positiva del pomeriggio, del lunch match della Tardini, è sicuramente Irving Lozano. Dopo la prima stagione con la maglia azzurra assolutamente da, diciamo, dimenticare per il talento messicano ex PSV Eindhoven, quest'oggi finalmente si è visto un positivo Irving Lozano, tante volte richiamato da Gattuso, ma è la palla recuperata dall'ex PSV a liberare il contropiede. Ci prova proprio lui con il destro a incrociare Sepe, ci mette un piede ma poi non può nulla sul tap-in ravvicinato di Lorenzo Insigne. Dopo il palo riesce anche a depositare in rete il gol del raddoppio, quindi gol all'esordio, gol alla prima stagione per Lorenzo Insigne, che arriva da una stagione che è stata sicuramente al di sotto delle aspettative, come è stata al di sotto delle aspettative tutta la stagione del Napoli se togliamo solamente la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. Quindi inizia subito con il botto il Napoli, dopo un primo tempo in cui sembrava veramente faticare al Tardini, riesce a sbloccarsi grazie ai gol di Mertens e Insigne e batte il Parma, il nuovo Parma di Fabio Liverani, che dovrà sicuramente darsi una svegliata tra 7 giorni. Il derby emiliano contro il Bologna invece sarà un esordio contro il nuovo Genova di Maran per il Napoli al San Paolo. Tra pochi minuti proprio il nuovo Genoa di Maran in campo al Ferraris contro il Crotone, che dopo 2 anni torna nella massima serie. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.